a una nuova puntata di Waterfront, la nostra trasmissione che entra nei territori e cerca di scovare storie, raccontare personaggi e impegno, soprattutto impegno civile. Oggi siamo con un ospite particolarmente gradito, ma come sempre non me lo presento, gli faccio subito domande a raffica. Nome? Patrizio Paone. Ha già detto pure il cognome, eh? Ha detto nome e cognome. L'associazione di riferimento? Due Leocorni Onlus, ODV, che sarebbe organizzazione di volontariato. Allora, da quanto tempo è che è attiva questa associazione? Allora, noi siamo nati praticamente 12 anni fa. Prima in sordina, poi piano piano abbiamo cominciato a proporre e a effettuare tante cose sul territorio. In una zona di Fiumicino, parliamo prevalentemente della periferia di Fiumicino nord e nord-ovest, più particolarmente Testa di Lepre, Travigliata, Travigliatella, ma anche della periferia di Roma, perché la zona di Testa di Lepre è divisa in pratica in due parti, tra Roma e Fiumicino. E che cosa fate con Allora, l'associazione? noi facciamo assistenza, innanzitutto la nostra è un'associazione di volontariato, noi facciamo assistenza psicopedagogica all'infanzia con una serie di attività rivolte ai ragazzi, ai bambini, agli adulti e al territorio. Allora, poi entriamo nel merito delle attività che fate, ma partiamo da prima. Assistenza psicopedagogica, cioè che cosa vuol dire? Spieghiamolo in parole comuni. Allora, nella zona di Testa di Lepre, praticamente 12 anni fa, non esisteva nulla dal punto di vista sociale, dal punto di vista aggregativo. Noi abbiamo cominciato prima con un oratorio nella parrocchia di Testa di Lepre e poi un altro oratorio in parallelo nella parrocchia di Travigliata. E abbiamo visto che i bambini, i ragazzi, una volta terminata la scuola, non avevano nulla di aggregativo, di sociale, di punti di incontro, di punti di riferimento, di attività, di proposte, perché il territorio vedeva e vede tuttora le case molto sparse nella campagna, laddove c'è anche difficoltà di raggiungere i ragazzi della stessa classe o nell'ambito della stessa comitiva gli uni agli altri. Perché sì, ci sono i mezzi, ma ovviamente le strade di campagna sono quelle che sono. Quindi c'è questa grande difficoltà di comunicazione e quindi noi abbiamo trovato un luogo che ci è stato poi dato dalla Regione Lazio e dall'Arsial, dove abbiamo posto la nostra sede, che sta appunto a Testa di Lepre, e lì svolgiamo una serie di attività rivolte soprattutto ai ragazzi, ma non solo. Perché, per esempio, il teatro, oltre che farlo ai ragazzi, lo facciamo anche agli adulti. Quindi abbiamo tre laboratori di teatro, uno per i bambini, uno per i ragazzi e uno per gli adulti. Però detta così sembra solo che ci sia un aspetto ludico, invece voi andate oltre l'aspetto ludico. Allora, noi andiamo oltre l'aspetto ludico perché, parallelamente al teatro, che questa è solo una delle tante attività, abbiamo uno sportello ascolto. Lo sportello ascolto, diciamo con l'approvazione del Comune di Fiumicino, è dove dei professionisti ascoltano le persone che hanno dei problemi, non dal punto di vista psicologico, quindi abbiamo uno psicologo, un pedagogo, tre avvocati, e più precisamente un civilista penalista e un matrimonialista, un commercialista e un geometra. Quindi abbracciamo tutta una serie di aspetti della vita di tutti i giorni, quindi sin diciamo, dal periodo scolastico di un bambino fino all'età adulta e anche oltre. E nel corso del tempo avete potuto toccare con mano un aggravarsi, diciamo, dei vari tipi di problemi. Dal vostro osservatorio, com'è la situazione? Allora, dal nostro punto di vista, adesso al di là dei problemi nati dal Covid e post-Covid, che hanno frammentato ancora di più il territorio e le relazioni sociali, ma abbiamo, diciamo, attivato una serie di iniziative, come per esempio la sinergia con le scuole attraverso
delle proposte che abbiamo fatto e che sono state accettate e messe in opera dalle scuole del territorio, diciamo, di Maccarese, Tagliatella, Testa di Lepre, Sant'Isidoro, laddove noi proponiamo della psicomotricità nelle scuole elementari, dei corsi di teatro e un premio letterario. Un premio letterario rivolto ai ragazzi al fine non solo di farli leggere, perché purtroppo questa è un'attività culturale oramai desueta, cioè non la pratica più nessuno di leggere dei libri, ma quello di raccontare e di raccontarsi. E nel raccontarsi i bambini, i ragazzi tirano fuori problemi relazionali. E quindi da qui è nato tutto un discorso che ci vede, diciamo, accoglienti di quei ragazzi che hanno sempre di più problemi inerenti alle relazioni sociali, che si rivolgono ai nostri professionisti, i quali danno un primo ascolto, ovviamente gratuito, perché noi facciamo tutto gratuitamente. Poi, se e laddove si riscontrano dei problemi più seri, bisogna fare delle cose più approfondite. Quindi, o ci si vede con i professionisti per delle sedute, per degli aiuti a livello professionale privato, oppure ci si rivolge alle strutture delle ASL di Fiumicino. Quali sono i segnali che voi avete intercettato, o comunque che attenzionate per capire se un bambino o un ragazzo ha qualche disagio? Allora, non bisogna né generalizzare né preoccuparsi troppo di certi comportamenti né sottovalutarli. Quindi, bisogna sempre tenere un asse tra la famiglia e i maestri e i professori. E laddove si rivela un problema di un certo peso, bisogna vedere se questo problema i bambini ce l'hanno a scuola, nell'insegnamento o nelle relazioni sociali con gli altri bambini, o invece ce l'hanno a casa. E qui, in questi primi incontri che noi svolgiamo con questa psicologa, perché è una signora, e la psicopedagogista, che è altrettanto un'altra signora, escono fuori quei primi segnali che possono portare il genitore e il professionista a studiare che tipo di intervento mettere in atto per far superare queste problematiche al fruitore di questo servizio. Però chiariamo bene una cosa, perché magari chi ci ascolta potrebbe dire: ma come, siete un'associazione, fate un lavoro che non è il vostro? Voi fate solamente un primissimo screening. Poi dopo, se si riscontra qualche vero problema, è chiaro che si passa a un livello diverso, che è un livello più istituzionale, più approfondito sotto il profilo medico, corretto? Certo, però bisogna sempre dire che le persone che ascoltano queste problematiche sono due professionisti iscritti all'albo, quindi come professionalità ci siamo. Ovviamente noi non ci vogliamo sostituire alle istituzioni. Il nostro è un primo ascolto, un primo contatto, così come gli avvocati. Gli avvocati non è che seguiranno una causa laddove si dovesse decidere di fare una qualunque azione legale. Ascoltano il problema e poi danno dei suggerimenti. Questi suggerimenti poi possono essere condivisi o non condivisi. L'importante è che ci sia un punto a Testa di Lepre, che però raccoglie un po' tutta la zona, perché noi abbiamo fatto pubblicità, a parte in rete e nei vari social, ma anche con dei manifesti, laddove appunto cerchiamo di pubblicizzare questa iniziativa, perché come sportello ascolto credo che sia l'unico della zona. Senti, ma si rivolgono direttamente i ragazzi o più i genitori, le famiglie? Allora, i ragazzi a volte segnalano il problema a quel sociologo che a volte sta nella scuola, ma prevalentemente sono dei genitori. Adesso c'è il problema della dislessia, della disgrafia, della discalculia, che sono un po' tre cose che quando io ero giovane manco si sapevano che cosa fossero. Adesso si sta molto più attenti a queste situazioni di disagio.
disagio infantile. Allora, se il genitore non lo sottovaluta questo problema e intende affrontarlo, c'ha diversi canali. Il nostro è un canale, poi ovviamente ci sono i canali istituzionali che sono altrettanto gratuiti per chi si rivolge all'ASL, altrimenti uno va da un professionista e paga l'onorario che c'è da pagare. Comunque, insomma, questo è importante. Non c'è volontà di sostituirsi, ma c'è comunque grande professionalità di accesso del primo incontro. Un po', come posso dire, un po' medici di frontiera, avvocati di frontiera, associazione di frontiera, perché poi di questo stiamo parlando. Però io volevo andare oltre e passare questo aspetto, lo abbiamo sviscerato bene. Poi magari manderemo in sovraimpressione per chi volesse contattarvi con un numero di telefono, un'email, insomma, quello che è importante sapere. Però volevo ritornare un po' all'associazionismo, quello puro, no? Quello anche divertente, quello dei campi estivi, quello delle gite, insomma, sotto questo punto, quello aggregativo poi, che anche questo ha una sua valenza, una sua importanza enorme in una comunità. Ecco, sotto questo punto di vista, come siete organizzati, cosa fate? Allora, noi svolgiamo attività tutto l'anno, innanzitutto. Per esempio, facciamo la raccolta sangue. Questo non ha nulla a che vedere con le problematiche dei bambini, ma però tratteggia un pochettino quali sono le nostre sfere di intervento. Così come abbiamo fatto dei gemellaggi con le scuole dell'Albania, di Tirana. E allora, noi facciamo, per esempio, d'estate campi estivi, i campi estivi che durano un paio di mesi, cioè appena finisce la scuola iniziano i bambini, quelli che vogliono, a frequentare la nostra sede che è dotata di diverse stanze Due e mesi è sì, tantissimo. 2 mesi, tantissimo. E ovviamente c'è un piccolo rimborso spese da pagare perché noi forniamo tutta l'attrezzatura, i giochi, la psicomotricità. Quest'anno abbiamo fatto addirittura un concorso canoro, sempre con una professionista. E dopo di questo noi facciamo, durante il periodo di agosto, dei campi estivi in alcuni conventi in autogestione. E questa è un'esperienza bellissima e nuova per i ragazzi perché si ritrovano non più chiusi nelle quattro mura, ma in luoghi molto ameni, molto all'aperto, con boschi, con interazione, ma soprattutto in autogestione. L'autogestione vuol dire che i ragazzi si imparano, se già non lo sanno fare, a rifarsi la camera, a farsi le pulizie, a preparare da mangiare, a fare la spesa, ovviamente seguiti dagli adulti. E non è solo un gioco, non è solo un periodo ludico, ma anche un periodo di crescita culturale. Per esempio, quest'anno abbiamo fatto le varie epoche storiche, storiche inteso Dall'antica Roma dall'antica Roma, ad oggi. dal Medioevo, fino ad arrivare alle scoperte dell'America, eccetera, dove sia gli operatori che i ragazzi si vestivano, si travestivano con i costumi dell'epoca e si facevano delle attività, addirittura si mangiava quello che si mangiava nell'antica Roma. Quindi era un percorso ludico ma anche culturale. Quindi imparare giocando, Imparare, crescere bello, giocando. mi piace, imparare giocando, sì. È quello che fate, no? È È una bella cosa, sintesi. una bella sintesi in 2 parole, imparare giocando. Oltre a questo facciamo anche la preparazione agli esami, sia di terza media che di maturità, nonché abbiamo dei laboratori in inglese e facciamo anche della ginnastica dolce per gli adulti, prevalentemente sono signore, una sorta di yoga. Ma poi ci sono tante altre attività collaterali, per esempio facciamo delle gite, andiamo alla scoperta del territorio, impariamo ai ragazzi i primi corsi di sopravvivenza facendo le notti in tenda. Quindi ci sono una serie di attività che andrebbero scoperte, cioè ci vorrebbe che le persone venissero e dicessero, ci date un quadro informativo di quello che fate e Ma forse sicuramente. vanno scoperte, perché il quadro informativo lo stiamo dando, vanno scoperte pian piano, no? Cioè frequentando e provando prima una cosa, poi l'altra, perché mi sembra un percorso che non ha fine, cioè un percorso che si reinventa di anno in anno, no? Ed è bellissimo anche pensare che questo discorso, cioè tutto ciò di cui stiamo parlando,
è in realtà collocato in una delle zone del nostro territorio di Fiumicino, ma in generale della regione Lazio, un po' dimenticate, diciamoci la verità, un po' ai margini, no? E pensare che ai margini ci siano cose così interessanti, così centrali per la crescita delle persone, devo dire che è una bellissima cosa. Cioè, abbiamo ancora pochissimo tempo, io volevo, a proposito delle cose fantastiche che fate, chiedere lumi su un film, perché voi avete realizzato pure un film. Mo, Sì. spieghiamolo un attimo a chi ci sta ascoltando. Tutto autoprodotto, cioè gli attori erano ragazzi, il regista è il nostro regista teatrale, l'operatore è un carabiniere addirittura, che nei periodi di riposo è appassionato con le telecamere, e l'abbiamo realizzato sia in alcuni casali abbandonati della periferia di Fiumicino. Questo è bello perché qualcosa che è morto l'abbiamo fatto rivivere, e sia negli studi che ci siamo inventati, e l'abbiamo poi proposto al Cinema Andromeda di Roma, dove sono venute circa 400 persone. Ma la cosa importante, oltre a questa invenzione della realizzazione, questo volontariato di alto livello, in realtà in questo film è anche il tema. Il tema era le droghe e il bullismo. E noi abbiamo fatto anche delle tavole rotonde sulle dipendenze, le dipendenze dal gioco, dal fumo, dall'alcol e dalla droga. Quindi non siamo nuovi a queste esperienze, però un conto è parlarne così, più o meno ad alti livelli, era venuta la Guardia di Finanza, la Polizia, i Carabinieri, psicologi, pedagogisti, eccetera. Un'altra cosa invece è utilizzare i ragazzi, i quali, nel personificare il soggetto, la trama, si sono sentiti coinvolti, sono diventati attori un po' di neorealismo, come ai tempi in cui il cinema praticamente usciva fuori dai teatri di posa, per realizzare qualcosa nel territorio. Quindi è stato bello perché le famiglie dove noi andavamo a fare le riprese e ci ospitavano in un clima proprio di accoglienza, di condivisione, di gioia. Cioè, queste cose si provano soltanto in periferia, in mezzo alla gente, diciamo, ricca, ricca di voglia di fare, perché purtroppo nella periferia c'è poco da fare. Una volta c'erano gli oratori di Tessa e Lepre, è stato chiuso, l'oratorio di Traviata è stato chiuso, quindi noi ci siamo un po' sostituiti a una specie di oratorio laico, C'è anche un dove altro, scusa se ti interrompo, c'è anche un altro discorso che riguarda le periferie, che oltre a essere quelli che hanno più voglia di fare perché c'è meno, no? E quindi da inventarsi cose, beh, forse sono quelle che ancora oggi hanno più propensione all'ascolto, cosa che nei livelli superiori della società man mano sta calando. Il caso più eclatante è la politica, no? Che spesso è considerata distaccata dalla realtà. È sicuramente la parte più alta della società, però è anche quella che meno capisce a volte quello che accade nella società. Nelle periferie questo ancora c'è. C'è l'interscambio, c'è la capacità di relazionarsi, di capirsi e di ascoltarsi. sì, questo è molto bello. Questo si trova veramente soltanto nelle periferie, perché nella città c'è già un muro addirittura col vicino di casa. È difficile, trovare, come in periferia, che anche a distanza di chilometri la gente si conosce, i problemi sono condivisi, come sono condivise le gioie, perché non è che esistono solo i problemi, esistono pure delle belle realizzazioni. Quindi c'è un sentimento, un clima, un amore, un affetto, una condivisione veramente bello. Direi una cosa che bisogna un po' viverla e provarla per crederci e per capirla. E questo ci dà l'entusiasmo a noi volontari di continuare a fare queste cose, perché vengono condivise con i genitori, con i nonni addirittura, ma anche con i bambini. E vedere il bambino felice, per me questa è la gioia più grande. Questa è la mia mercede, la nostra mercede. Noi veniamo pagati col sorriso e la soddisfazione dei bambini. E io direi di chiudere con questa bellissima frase, grazie a Patrizio No, Corbo. grazie a voi che date spazio e voce a cose e a interessi collettivi che spesso non si conoscono o si sottacciono. Grazie. Grazie ancora a Patrizio Pavone, appuntamento alla prossima settimana.